Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar sulla fase 2 dell'epidemia da Covid-19. Il tema di oggi sarà dove ci porta la pandemia, i cambiamenti nel modo di fare medicina. Interverranno la dottoressa Elisabetta Bignamini, Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, dottoressa Antonella Serafini, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, Italian Thoracic Society, dottoressa Mara Paneroni, Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria, e le dottoresse Danila Valenti e Anna Maria Cuomo, Società Italiana di Cure Palliative. Vi ricordo che eventuali domande possono essere inserite nell'apposita sezione. Passo la parola adesso alla dottoressa Bignamini. Prego. Grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Come avete capito, io ho solo un compito introduttivo, ma quello che tengo a sottolineare è che è un webinar multisoggettario, cioè questo proprio per sottolineare l'interdisciplinarietà di questa pandemia che ha chiamato in causa un po' tutti. Per fortuna i bambini molto meno degli adulti, e questa devo dire è stata proprio un evento importante. Ci sarebbero tante riflessioni da fare, ce ne sono tante in corso, ma oggi siamo qui per parlare proprio dei cambiamenti del modo di fare medicina. Quello che noi ci possiamo domandare è come siamo passati dall'essere tra i paesi più sani, passatemi il termine della traduzione del mondo, questa è la fonte Bloomberg 2019, guardate, i primi due paesi sono l'Italia, la Spagna e l'Italia nell'ordine, a essere poi quelli più affetti da SARS-CoV-2. Cosa è successo? Le risposte sono tante, si intersecano, sono difficili, sono state anche molto strumentalizzate. Non è lo scopo di questo webinar, ma sicuramente né l'introduzione. Lo stato di emergenza e la limitazione delle risorse hanno minato le basi di tenuta del sistema sanitario. Diciamo e possiamo dire che forse è stato letale il SARS-CoV-2 anche per il sistema sanitario e non, come purtroppo è successo, solo per i pazienti. Il rispetto dell'autonomia del cittadino e del paziente è stato sacrificato per proteggere la comunità da un danno maggiore, mettendo in campo tra l'altro misure di restrizione che sicuramente hanno inciso sul processo di cura. Ma il dato importante è che la pandemia ha standardizzato la pratica medica. Abbiamo dovuto pensare a un pre-triage, un triage, ai criteri per inviare i pazienti in terapia intensiva, e non ha potuto, almeno nella prima fase dell'emergenza, tenere conto delle differenze tra esseri umani, differenze che noi sappiamo essere alla base della medicina e della libertà individuale. Un cambiamento veramente molto, molto importante. Da subito gli operatori sanitari hanno espresso bisogni, bisogni che erano quelli più banali. Programmiamo la fornitura e l'allocazione delle risorse, ricordiamo benissimo quei tristissimi giorni, condividere protocolli e procedure di trattamento, la necessità di strutture decentralizzate per la prevenzione, il follow-up, la care dei pazienti, il territorio che tanto abbiamo chiamato in causa, la necessità di non abbandonare le patologie croniche, questo è un punto che invece è stato molto critico, la necessità di promuovere sistemi di telemedicina per mantenere una care connessa nonostante la distanza, e poi anche c'era questo sottofondo di avere spazi di ascolto e guida per i dubbi etici sollevati dalla pratica clinica. Un centro molto importante, l'Austin Center. L'Austin Center è un istituto di ricerca di bioetica indipendente a Garrison, stato il New York, tra i più prestigiosi istituti di bioetica e politica sanitaria al mondo, fondato nel 1969. Vedete, in epoca molto precoce, il 16 marzo, mette già in circolazione un documento molto interessante su quello che era come dire, la cornice etica su cui ci si doveva muovere come organizzazione sanitaria. E un documento che vi invito a leggere, quello che sottolineo qui per brevità è che la medicina è centrata sul paziente, questo viene ribadito, anche quando la situazione è critica, gli atti medici devono essere allineati con la volontà, la scala valoriale e le preferenze del paziente. E vedrete che poi successivamente Antonella Serafini vi parlerà del documento Siarti, che è stato un documento molto importante dal punto di vista etico. Tre doveri etici per chi organizza il sistema sanitario sono evidenziati in questo documento. Bisogna pianificare, bisogna gestire l'incertezza. Questa è una cosa che è mancata molto. Garantire,
garantire sicurezza degli operatori, protezione della popolazione vulnerabile, bisogna guidare, gestire l'aumento delle richieste e la scarsità delle risorse. Questi sono tre doveri specifici che sono richiamati a chi organizza i sistemi sanitari. Altro punto, che è sempre un punto conosciuto nell'ambito dell'etica e della bioetica, è il bilanciamento tra il dovere della care, il dovere di promuovere l'uguaglianza sociale delle persone e l'equità nella distribuzione dei rischi e dei benefici della società. Brevissimamente, come introduzione, mi soffermo sulla medicina basata sull'evidenza, sul consenso informato, sul cambiamento della pratica clinica, ma è proprio molto breve per dire che in questo periodo noi abbiamo visto un pochino sfumato, un pochino allontanarsi il discorso dell'evidence-based medicine. Abbiamo, come dire, avuta tanta medicina basata sull'eminenza. Pensiamo a tanti virologi, ad esempio, che ci hanno dato delle indicazioni, delle comunicazioni in base alla loro esperienza. Questa è la medicina basata sull'eminenza. Però chi lavorava, chi era in prima linea, ha iniziato di nuovo a lavorare col concetto dell'evidence farming. È veramente stato il periodo dell'evidence farming, la conoscenza specifica di un particolare gruppo di pazienti raccolta, assemblata sistematicamente per diventare rilevante e guidare la pratica clinica. Sono stati tanti lavori in questo senso, cito questo con primo nome Gattinoni, dove la frase è proprio quella, cioè basate sulle osservazioni dettagliate dei vari casi, la discussione con i colleghi che hanno trattato i casi, abbiamo ipotizzato che questo è quello che si è fatto in prima linea, questo è quello che si è fatto per cercare di arrivare a meglio curare e prendersi cura di questi pazienti. Abbiamo avuto dei problemi col consenso informato in questo periodo. Che informazioni davamo ai pazienti? Erano poche, non chiare, soprattutto all'inizio della pandemia. La prognosi di una data patologia, per esempio, è centrale per decidere se intubare o meno un paziente. Il medico deve informare sui rischi, i benefici attesi nel trattamento proposto, sulla probabilità che benefici e rischi si verifichino. Durante la pandemia, l'assenza di dati definitivi, soprattutto all'inizio, limitava molto questo aspetto. E l'altro aspetto del consenso informato è proprio il consenso. I pazienti devono decidere, ma per lo più viene loro richiesto di aderire a decisioni già strutturate, di percorsi predefiniti. Siamo in un periodo di scarsezza di risorse, quindi anni di progressi e lavoro, pensate all'ultima legge, 19-17, per superare il concetto di semplice firma al fondo di un documento, sono stati come sospesi in questo periodo di pandemia. E in ultimo le domande del cambiamento della pratica clinica. Noi partiamo dalle domande: stiamo facendo il meglio per quel paziente, stiamo agendo nel suo migliore interesse, ma la pandemia ci ha portato bruscamente, anche nelle nostre realtà occidentali, quindi non nei paesi in cui la scarsezza delle risorse è abituale, ci ha posto una domanda importante con il nostro atto medico, rivolto a quello specifico paziente. Stiamo compiendo il migliore interesse di tutta la popolazione? Stiamo sovrautilizzando risorse per questo paziente e sottraendole ad altri? La pandemia quindi ha portato alla luce la necessità di fare scelte in base alle risorse disponibili nell'interesse della comunità. Questo è quello di cui parleremo oggi e penso che sia un argomento molto, molto importante e interessante e su cui dovremo continuare a riflettere, ricordandoci che uno dei nostri doveri come sanitari è quello anche di riflettere e pensare. Grazie dottoressa Bignamini per il suo intervento e ascoltiamo adesso la dottoressa Antonella Serafini. Buon pomeriggio a tutti voi, un ringraziamento ad AIPO per questo incontro. Un ringraziamento ai referenti del tavolo tecnico che partecipano a questo incontro e permettetemi un pensiero a tutti i colleghi della struttura di pneumologia presso cui lavoro di Imperia che con me hanno condiviso questi 2 mesi, 3 mesi di emergenza. A gennaio ci siamo lasciati che parlavamo di medicina personalizzata, l'attenzione era dedicata alla genomica, all'ambiente, all'interazione tra genoma ed ambiente, a terapia personalizzata dedicata alla persona. D'altro canto, parlavamo anche di formazione del paziente sulla patologia, sul processo di cure, in modo che il paziente diventasse parte attiva di un processo di cure. Questo percorso è stato bruscamente interrotto a febbraio, 21 febbraio 2020, quando quello che sembrava essere uno scenario
puramente mediatico proveniente dalla città cinese di Wuhan si è improvvisamente trasferito nel nostro paese, negli ospedali del nord Italia, soprattutto in Lombardia. E il problema primario che è emerso, inimmaginabile, quello del reperimento di posti letto idonei al trattamento dei pazienti infetti da Covid-19. E da pneumologa dico, a fronte della crescita esponenziale dei casi di insufficienza respiratoria, il problema eclatante è stato proprio quello di avere dispositivi che permettessero il trattamento di questi quadri clinici, sia in termini di ventilazione meccanica non invasiva, sia in termini di ventilazione meccanica invasiva. L'11 marzo del 2020, quindi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato Covid-19 una pandemia. Ed ecco che quello che già accennato la dottoressa Mini si è trasformato in una realtà eclatante. L'obiettivo primario della medicina non è stato più quello di definire di dedicarsi all'interesse primario del singolo, della persona malata, ma l'interesse primario è diventato quello della comunità, della società, tutelare la società. Durante un periodo di disastro emerge un cambio di paradigma nel processo di cura. Dal concentrarsi sull'individuo si passa ad avere come obiettivo cardine fornire il miglior risultato per la comunità. Già nel 2009 era stato declinato da un pannello di esperti, erano state declinate linee guida proprio dedicate a questi processi emergenziali. Noi, in questo periodo, in questi 2 o 3 mesi di emergenza, abbiamo dovuto quindi massimizzare il welfare della comunità, come al di fuori degli ambienti ospedalieri, promuovendo la distanza sociale di sicurezza, le campagne di promozione di igiene, la restrizione degli incontri interpersonali non essenziali. Ma entrando nel mondo degli ospedali, vi è stato il rinvio delle prestazioni ambulatoriali non urgenti, delle procedure chirurgiche non urgenti. Abbiamo assistito allo stop dell'accesso ai pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie da parte di familiari, così come si è dovuto ricorrere in modo, diciamo, proprio urgente a reperire un numero adeguato di ventilatori per i letti dedicati, di personale dedicato. Questa situazione di emergenza declinata dalla pandemia Covid-19 ha messo proprio sul piatto con urgenza questioni etiche che riguardavano sia i pazienti, sia noi sanitari tutti che l'abbiamo vissute proprio sopra di noi, sulla nostra pelle e sulle nostre emozioni. E devo dire che i bioeticisti hanno dato proprio il loro contributo a sostegno di tutti noi sanitari che abbiamo veramente dovuto affrontare aspetti etici che si inserivano in un momento storico caratterizzato da una parte dalla necessità di dover dare delle raccomandazioni di cura. È una malattia che abbiamo imparato a conoscere, ma dall'altro avevamo una storica e eclatante carenza di risorse. Abbiamo assistito tutti alla riconversione delle aree ospedaliere, non entro ovviamente nel dettaglio. Abbiamo vissuto quindi in prima persona tutti noi quella che è la rimodulazione delle cure verso la società in un contesto di medicina delle catastrofi. Noi avevamo un incremento dei casi di insufficienza respiratoria acuta tale da comportare un enorme squilibrio tra quelle che erano le necessità vere, reali, di cura della popolazione e quella che era la disponibilità effettiva delle risorse. Abbiamo vissuto un momento veramente drammatico. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il documento Siarti. Allora, il documento Siarti ha voluto sicuramente sottolineare le caratteristiche di eccezionalità del contesto in cui noi stavamo operando tutti e declinare quindi un processo decisionale di accesso alle cure intensive tenendo conto della disponibilità delle risorse. Cioè si è reso necessario trattare tutti i pazienti che avrebbero ipoteticamente beneficiato di uno specifico trattamento clinico intensivo. Ma voglio sottolineare che proprio
Il documento Siarti voleva sottolineare il contesto, cioè vivevamo un momento di emergenza sanitaria insieme a una scarsità di risorse eclatante e noi dovevamo garantire una giustizia distributiva delle cure. Abbiamo vissuto tutti quindi quello che è stato il triage di maxi emergenza relativo all'accesso alle cure intensive, quindi attenzione ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico. Abbiamo dovuto privilegiare, è duro dirlo, ma è stato così, la maggiore speranza di vita. I criteri di accesso, soprattutto nei momenti di eclatanza emergenziale, sono stati proprio la tipologia e la gravità di malattia, l'ecopatologie, la compromissione di altri organi o apparati, la loro reversibilità. E non eravamo preparati a queste emergenze. Ed un esempio emblematico è stata proprio l'attenzione, quanto si è discusso e quanto si è fatto anche per poter usufruire di ventilatori improvvisati o anche di accessori con tecnologie fatte in casa. Ricordo quanto si è discusso della riconversione in caschi CPAP per ventilazione meccanica non invasiva delle maschere da snorkeling, proprio per nei momenti di non disponibilità delle maschere effettive. Quindi, in questa fase 1, questo cambiamento di cure che ci portiamo nella fase 2, ovviamente dentro, è stato focalizzato sul fatto che noi operatori sanitari, tutti, siamo stati culturalmente formati secondo procedure EBM e nell'interesse primario del paziente. Ma la pandemia ci ha riconvertito brutalmente tutti al triage delle maxi emergenze. E questo ovviamente è stato un processo che non è stato scevro da, diciamo, ripercussioni di tipo emotivo. Sicuramente le raccomandazioni Siarti sono venute incontro a noi sanitari tutti, proprio per cercare in qualche modo di sollevare i clinici da una parte di quella che è stata la responsabilità nelle scelte di accesso alle cure intensive, come esplicitando quindi i criteri di allocazione di quelle che erano le risorse sanitarie di cui si poteva disporre in una condizione, ripeto, di una loro straordinaria scarsità. Siamo entrati nella fase 2. Abbiamo anche qui una modulazione diversa, nuova dei processi di cure. Io ho voluto definirla una ripresa organizzata, ma perché? Perché incominciamo a riprendere in carico la persona, ma dobbiamo continuare a mantenere in carico la società. Nella fase 2 vi è una progressiva e graduale riapertura delle attività sanitarie ambulatoriali, specialistiche di screening su appuntamento ed individualmente. Una ripresa peraltro che dovrà essere gestita garantendo sempre la piena sicurezza dei pazienti, quindi dei cittadini e degli operatori sanitari. Cioè noi tutti insieme, cittadini e operatori sanitari, comunque costituiamo la società, la comunità, partendo dalle modalità di accesso. Porto un esempio: triage telefonico, triage al momento della visita, mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, gestione delle sale di attesa nel rispetto delle distanze di sicurezza. La presa in carico della persona, meglio di me ne parlerà chi seguirà dopo di me, ma sicuramente la riabilitazione di chi è guarito, l'attenzione ai familiari dei deceduti e alla loro elaborazione del lutto non vissuto, l'attenzione a quello che potrebbe essere stata, diciamo, il danno alla salute mentale dei cittadini che hanno sperimentato la fase di lockdown, la ripresa in carico delle cronicità respiratorie tutte. E l'attenzione alla società, alla comunità, deve sempre ovviamente focalizzarsi sulla prevenzione, che è decisiva. Ricordo ad esempio l'incognita degli asintomatici. Dico pochi flash, siamo un tavolo tecnico che si occupa della presa in carico della persona con un problema di salute. Ebbene, non possiamo dimenticare quello che ci dice la letteratura, lockdown di precedenti epidemie o pandemie.
hanno dimostrato un'alta prevalenza di sintomi psicologici che devono essere inclusi nei sintomi depressivi post-traumatici. In un campione di intervistati, qua vedete nel periodo di pandemia in Cina, ha evidenziato un quasi 54% di intervistati con un impatto psicologico moderato severo, un 17% circa di intervistati con sintomi depressivi da moderati a severi, quasi il 29% sintomi di ansia da moderata a severa, l'8% livelli di stress da moderato a severo. E non possiamo dimenticare soprattutto anche chi ha vissuto l'esperienza traumatica di un conoscente, o ancor più di un familiare infetto o ricoverato, e il conseguente distacco che le misure di restrizione comportavano, soprattutto se a questo ricovero è seguito un exitus. Quindi è fondamentale identificare le persone che possano presentare un più alto rischio di distress psicologico proprio per modulare degli interventi dedicati secondo il target di distress post-traumatico. Un flash sulla ripresa in carico delle cronicità tutte. La fase 1 ha sospeso le attività rutinarie di monitoraggio delle patologie croniche, tra questi anche le patologie respiratorie croniche. Sicuramente questo ha comportato un danno collaterale sui pazienti. Dati recenti ci dicono che circa 195.000 pazienti ricoverati in 10 paesi hanno avuto uno stop alle procedure degenziali di riabilitazione, così come le attività ambulatoriali hanno addirittura coinvolto 318.000 pazienti al giorno in Italia, Belgio e Regno Unito, che non hanno più potuto, diciamo, ricevere le cure standard di monitoraggio cui erano, diciamo, su cui erano targettati. E si prevede sicuramente che a emergenza risolta vi saranno degli effetti cumulativi di prestazioni proprio conseguenti a questo necessario stop della fase 1. Probabilmente la telemedicina darà un aiuto, molto probabilmente, si è visto che dati recenti, ad esempio in questo lavoro statunitense, dal 2 marzo al 14 aprile, vi è stato un incremento di visite urgenti via telematica da quasi 370 al giorno a quasi 870 e di visite non urgenti da 94-95 al giorno a 4.200, quasi 10 visite al giorno. Però se noi andiamo a vedere, gli utenti, anagraficamente parlando, della via telematica sono state le persone, i giovani adulti, adulti dai 20 ai 40 anni, ma man mano che avanziamo con la fascia anagrafica le percentuali diminuiscono e sicuramente dovranno essere valutate modalità di gestione differente targettate sull'anagrafe. La presa in carico della società, poche parole, ovviamente mirate alle strategie di controllo del virus sul territorio, è sempre un processo di cura, quindi ritorno sicuramente alle vecchie regole dell'educazione civica rispetto dei DPI, delle misure di distanza, delle distanze di sicurezza, modalità di rilevamento di quella che è la trasmissione eventuale e delle possibilità di contatto del virus attraverso applicazioni piuttosto che test nasofaringei. Molti paesi si sono dotati di applicazioni dedicate sullo smartphone, i contact tracing, proprio per monitorare i casi infetti e come ci dice questo interessante lavoro che arriva comunque dalla Nigeria, caso 1, caso 2, caso 3, definire i possibili nodi contatto e valutare per screenarli e valutare con intervento l'eventuale possibilità di infezione. Un'ultima osservazione. Noi parliamo di società, non possiamo non da fare una piccola riflessione su quello che siamo sanitari, il lockdown, la chiusura anche delle attività didattiche, non solo frontali, ma anche pratiche ambulatoriali e di degenza, possa aver avuto nelle scuole di formazione medica. Questo lo si vedrà successivamente.
E concludo dicendo che, come sottolineava Canetti, Elias Canetti, le grandi epidemie lasciano un ricordo vivo perché agiscono fulmine, come le catastrofi naturali. Ma un terremoto si calma in brevi scosse, l'epidemia dura mesi e mesi. Il terremoto fa tante vittime tutti insieme, l'epidemia ha un effetto cumulativo. Abbiamo i morti visivamente, purtroppo apprezzabili, ma anche da un punto di vista psicologico, gli strascichi durano a lungo. Grazie, con questo ho concluso. Grazie, dottoressa Serafini. Passiamo la parola adesso alla dottoressa Mara Paneroni. Buongiorno a tutti e ringrazio AIPO per l'invito. La mia relazione entra appunto proprio a parlare di quelli che sono gli esiti di questa epidemia a cui siamo andati incontro. Questi sono gli occhi delle infermiere e delle colleghe che hanno lavorato in questo ambito e quindi prima di tutto volevo fare un ringraziamento a queste persone, in particolare alla mia unità operativa che ha lavorato in prima linea. La relazione va un pochino a descrivere quelli che sono i punti aperti per quello che riguarda la riabilitazione di questi pazienti. Questo tsunami che ci ha colpito, come si vede dalla slide, colpito una serie molto importante di popolazione, ma ha anche fatto sì che ci fossero un numero importante di ricoveri e soprattutto un numero anche importante di accessi in terapia intensiva. Questo fa sì che, oltre che l'evento acuto, ci venga subito da pensare, sì, ma quali sono gli esiti di questo tsunami? Quindi, in primo luogo, volevo soffermarmi su dati relativi alla disabilità di questi pazienti che ad oggi non abbiamo. La cosa importante da sottolineare è che questi pazienti sono dei pazienti che hanno delle caratteristiche simili a pazienti finora visti, chiaramente, ma non abbiamo dati di disabilità nel paziente con Covid-19. Quelli che vi mostro sono alcuni, diciamo, dei dati che siamo riusciti a recuperare all'interno di strutture Maugeri in questo periodo. Proprio per descrivere su una piccola casistica ciò che ci dobbiamo aspettare in questi soggetti. Partiamo con questi dati, che sono dei dati relativi all'ingresso dei pazienti in quelle che nelle Maugeri sono diventati dei setting di subacuzie. Vuol dire che erano reparti che servivano a sgravare il pubblico e diciamo, i reparti per acuti, ma che non erano reparti riabilitativi come soliti siamo lavorare. E in questi setting subacuti siamo riusciti in due centri, quello di Lumezzane e quello di Veruno, a raccogliere dati sulla disabilità dei pazienti in ingresso. Questi sono dati relativi a una scala molto semplice che noi andiamo a fare sul paziente. In realtà è una scala integrata di un test che valuta l'equilibrio, valuta la marcia e valuta la forza degli arti inferiori mediante un test specifico che è le 5 alzate al sit to stand. Come potete vedere, nei 320 pazienti valutati, la maggioranza dei pazienti aveva uno score, questo score di disabilità bassissimo, il numero era da 0 a 3, quindi vuol dire che erano pazienti essenzialmente allettati, non riuscivano a nemmeno raggiungere la stazione retta. Vedete anche come anche nella restante parte dei pazienti, solo una piccolissima parte, il 10%, aveva un'autonomia normale. E la cosa importante da sottolineare è come la disabilità che noi notavamo nei pazienti era maggiore laddove c'erano già pregressi deficit cognitivi o vi erano un numero di comorbidità importanti. Quindi è verosimile che troveremo pazienti più disabili laddove il paziente avesse già delle patologie pregresse. All'interno del test si evidenziava come la forza muscolare era più compromessa rispetto alla marcia e all'equilibrio. Altri dati, questi che vi mostro molto velocemente, sono invece i dati alla dimissione di questi reparti per subacuti.
la casistica è più limitata, sono 41 pazienti, ma il messaggio di queste slide è che questi erano pazienti che prima di avere il Covid non avevano nessun tipo di disabilità pregressa. E quindi la disabilità che noi abbiamo notato in questi soggetti era una disabilità ex novo, indotta quindi dal virus. Vedete come la degenza media era di 20 giorni e come noi abbiamo notato come a misura di forza sia del bicipite sia del quadricipite, ma anche a misura di tolleranza allo sforzo, come l'un minuto sit-to stand, il paziente veniva invitato ad alzarsi e sedersi per un minuto il più velocemente possibile. Rispetto al predetto di normalità, tutte queste misure erano significativamente inferiori. Un altro aspetto interessante è come circa il 25% dei soggetti, pur essendo dimissibili in questa fase, quindi erano soggetti che avevano recuperato una buona ossemia a riposo, mantenevano una desaturazione da sforzo. Un altro aspetto importante che ancora ad oggi è abbastanza ignoto e nei vari reparti si sta iniziando proprio in questi giorni a studiare questi pazienti è il danno residuo polmonare. Questa è una lettera comparsa recentemente sull'European Respiratory Journal su una casistica molto limitata di pazienti che comunque descrive, questi erano pazienti che non erano andati in terapia intensiva, come chi aveva avuto comunque polmonite aveva una riduzione della diffusione a livello della DLCO nel 47% dei casi ridotta, così come un deficit di tipo restrittivo era presente in circa il 25% dei pazienti. Non abbiamo dati sul Covid-19, però abbiamo dati, come vedete, su infezioni simili. Questi sono dati riferiti alla SARS. Dell'epidemia scoppiata nel 2003, vedete come a 6 mesi gli autori, erano un centinaio di pazienti, evidenziavano ci fossero ancora il 30% di alterazioni di tipo radiografico e ci fossero alterazioni relative a disabilità con una riduzione anche di test appunto relativi proprio alla funzione fisica come il test dei 6 minuti. Abbiamo parlato finora di pazienti appunto con Covid-19, sappiamo che però all'interno di questa grande casistica ci sono poi pazienti che sono appunto stati in terapia intensiva per periodi prolungati e sono quei pazienti che stiamo iniziando a vedere in modo importante ad oggi nei centri riabilitativi. Quindi al di fuori della grande massa dei pazienti con infezione Covid-19 c'è una piccola enclave, piccola ma neanche tanto piccola, invece di pazienti che hanno una vera e propria sindrome poi post-intensiva. Sappiamo che la triade di questa sindrome comprende deficit chiaramente fisici molto importanti, ma anche psichiatrici e di tipo cognitivo, e che la presa in carico di questo tipo di pazienti deve essere sicuramente globale e multidimensionale per poter riuscire a riportare i soggetti in una situazione di normalità. Vedete come anche nel New York Times si sta iniziando in modo importante anche a livello di opinione pubblica a parlare dei risultati dell'emergenza e della necessità dei sopravvissuti di avere dei percorsi, diciamo, riabilitativi specifici. E quindi entriamo a parlare in specifico appunto dei programmi riabilitativi. Programmi riabilitativi che appunto sono stati sicuramente il grande del lavoro fatto finora è stato nella fase acuta. Sono una fisioterapista respiratoria, quindi mi piace anche mostrare come anche il ruolo appunto della precoce riabilitazione è stato importante in questa grande emergenza. Questo è un documento che è stato prodotto dall'Associazione dei riabilitatori dell'insufficienza respiratoria proprio nelle primissime fasi, in cui si vede come il grosso lavoro riabilitativo, oltre che la precoce mobilizzazione, riguardi la gestione della ventilazione non invasiva, la gestione del posizionamento terapeutico, soprattutto le pronazioni al fine di migliorare l'ossigenazione, ma anche manovre di disostruzione bronchiale e soprattutto lo stretto monitoraggio. Questo però è la fase acuta. Cosa succede nella fase subacuta? Nella fase subacuta, nella fase poi riabilitativa, entra in gioco molto di più il passaggio su quello che è il ricondizionamento fisico.
Questo è un lavoro prodotto nella realtà, appunto nella mia unità operativa, in cui siamo andati a descrivere il nuovo modello messo in atto in questi setting intermedi, in cui, come vedete, ha un lavoro legato alla parte di miglioramento degli scambi gassosi, c'è cioè tutto un lavoro iniziale di ricondizionamento e di valutazione delle necessità riabilitative del paziente. E poi, appunto, ad oggi siamo nella fase 2, iniziamo a pensare a che cosa fare di riabilitazione intesa come fase successiva, ma cuore, diciamo, del nostro lavoro. Che cosa si fa? Ad oggi non ci sono dei grandi protocolli validati, non abbiamo nessuno studio di efficacia chiaramente in questo ambito. E la cosa principale probabilmente riguarda la corretta stratificazione del paziente. In questa slide noi vediamo come appunto i setting che possono accogliere a livello riabilitativo il paziente possano essere sì le riabilitazioni come le intendiamo, quindi con dei reparti o con dei regimi di presa in carico ambulatoriale, ma non, abbiamo anche la possibilità di nuovi modi di riabilitare il paziente o comunque di modi che finora si erano studiati ma poco messi in pratica e che possono essere invece diciamo un terreno importante dove andare a lavorare in questa fase, che possono essere appunto il domicilio piuttosto che il domicilio con l'aiuto della teleriabilitazione. Per quanto riguarda la presa in carico a livello riabilitativo, una cosa sicuramente importante, come ho detto adesso, è la stratificazione. Anche in questi soggetti dobbiamo pensare che non tutti i pazienti possano andare incontro allo stesso programma riabilitativo, ma il programma deve essere gestito sulla base di una valutazione, una stratificazione che indirizzi nel setting più adeguato il paziente, anche in relazione al fatto che le risorse disponibili sono sicuramente limitate in relazione alla grande massa di pazienti che abbiamo invece da prendere in carico. Qui in questa slide abbiamo elencato una serie di fattori che possono portare a considerare il paziente a maggior necessità riabilitativa e chiaramente sono fattori che sono legati a studi precedenti fatti su patologie respiratorie, pur simili, ma non chiaramente Covid. In queste due slide vi mostro gli estremi che abbiamo portato nella nostra realtà. L'estremo che in questa slide mostro è il percorso diagnostico-terapeutico che abbiamo promosso ne nella degenza, quindi abbiamo creato un, diciamo, percorso dedicato al paziente negativizzato che abbia avuto un'infezione Covid e che abbia una disabilità importante. Vedete come la presa in carico è chiaramente molto simile a cioè, ciò di cui abbiamo preso è stato i protocolli che vengono già messi in atto su pazienti con patologie respiratorie e l'attenzione grande viene data alla parte valutativa iniziale, che deve essere la parte che poi va a guidare nella gestione del trattamento. Dall'altro lato, però, non tutti i pazienti possono accedere a questo livello, e questo livello è sicuramente quello per i pazienti più disabili. L'alternativa è dal lato opposto, ma con soggetti che non abbiano comunque recuperato appieno la propria condizione, ma che non possano essere, diciamo, presi in carico nelle riabilitazioni specialistiche. Potrebbe essere, noi l'abbiamo proposta, è la teleriabilitazione. Questo è un programma che è stato iniziato circa un mese fa. In pazienti, vedete quali sono i criteri di inserimento, erano pazienti in cui era necessaria l'ossigenoterapia a riposo, quindi ancora desaturanti a riposo, oppure pazienti che erano desaturanti da sforzo, ma che avessero oppure una riduzione della tolleranza allo sforzo rispetto alla normalità. In questi soggetti siamo andati a proporre delle videoconferenze bisettimanali che vengono seguite da un fisioterapista di riferimento,
vengono, diciamo, a casa viene fornito dei supporti audio video che possano aiutare nella gestione, nell'autogestione del trattamento nel momento in cui il soggetto non è a contatto con il fisioterapista. È sicuramente un modo per non abbandonare il paziente e quello che stiamo vedendo è la possibilità anche a distanza di poter incrementare il lavoro e quindi in qualche modo di ricondizionare il paziente come avremmo fatto nell'ambito ospedaliero. È chiaro che ci sono stati problemi, soprattutto con soggetti più anziani che non hanno così dimestichezza con la parte tecnologica e quindi in questi soggetti questo modo può diventare difficile o più difficile rispetto a soggetti giovani. L'ultimo aspetto riguarda la ripresa in carico riabilitativa della cronicità. Come diceva la dottoressa prima di me, abbiamo stoppato in questi mesi completamente tutta l'attività nel paziente cronico respiratorio. Le necessità riabilitative sono state spostate completamente. All'inizio, vedete, per la parte acuta, poi abbiamo piano piano preso in carico anche i soggetti non nelle terapie intensive ma ospedalizzati. Adesso stiamo prendendo in carico i pazienti post-intensiva, che hanno appunto dei gravi residui da terapia intensiva, ma ci aspettiamo l'onda della necessità riabilitativa dei pazienti invece cronici che abbiamo di fatto abbandonato per non erogazione del servizio. Questo è un bel editoriale comparso recentemente su Lancet, che appunto stimola a trovare delle soluzioni che come possono essere appunto la telemedicina nella presa in carico di questi soggetti cronici che in questa fase 2 sicuramente hanno difficoltà ad accedere a quello che era la normalità, ovvero gruppi di ginnastica con altre persone presenti, accesso negli ospedali e quindi la necessità di creare delle alternative che però non sminuiscano la qualità del lavoro che deve essere fatto su di esso. E sempre su Thorax, questo è un lavoro che fa vedere, che mostra come ci sia la possibilità di garantire un trattamento efficace, di pari efficacia anche al domicilio se questi standard qualitativi vengono mantenuti elevati. Quindi io concluderei dicendo appunto che questa epidemia Covid ha aperto sicuramente grandi sfide per la pneumologia riabilitativa, sia per la presa in carico dei pazienti Covid, soprattutto per andare a cercare il setting più appropriato, sia per la ripresa in carico ad oggi delle patologie croniche che abbiamo abbandonato e quindi è necessario garantire la continuità di cura in questi soggetti. Ed infine, volevo porre l'attenzione a un aspetto proprio etico, che è già stato accennato prima, c'è diritto alla cura, ma c'è diritto per questi soggetti anche alla riabilitazione, che sicuramente è un aspetto che viene dopo, ma che non viene per ultimo, ma che deve essere in questa fase 2 enfatizzato. Grazie, avrei finito. Grazie, dottoressa Paneroni. Ascoltiamo adesso le dottoresse Danila Valenti e Anna Maria Cuomo. Allora, buongiorno a tutti, siamo in assolutamente distanza legalmente corretta, ma anche quindi, scientificamente corretta, io e Anna Maria Cuomo. Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Noi affrontiamo il problema delle cure palliative e in questa situazione volevamo presentare un po' l'esperienza che è stata della nostra realtà. Dal 10 marzo, noi sappiamo che il 10 marzo eravamo qui formando alcuni colleghi che dovevano iniziare a lavorare con noi ed è cambiato veramente tutta l'organizzazione che avevamo. Talmente cambiata che io faccio parte del direttivo dell'APC, i colleghi europei ci hanno chiesto: ma scrivi qualcosa sul blog dell'APC? Perché noi in Europa dobbiamo essere pronti ad affrontare sulla base della vostra esperienza italiana cosa fare. Allora noi cosa abbiamo fatto sul blog dell'APC? Abbiamo presentato un attimo la nostra realtà e abbiamo detto, colleghi, dobbiamo
riorganizzare le nostre cure palliative. E soprattutto, come primo punto, più che implementare manovre per ridurre il contatto, abbiamo proprio scritto convincere i politici a chiudere in questa prima fase e soprattutto fare in modo che le aziende locali riconvertissero immediatamente la loro produzione in produzione di dispositivi di protezione individuale, perché come noi tutti sappiamo il vero fattore limitante è stato rappresentato dalla carenza, dalla mancanza di dispositivi di protezione individuale che ha condizionato molto, oltre che di tamponi, oltre che di test, ma ha condizionato moltissimo la nostra possibilità di intervento. Qual era il nostro obiettivo, soprattutto per i pazienti Covid? Era, e quello che abbiamo sicuramente, trattare il dolore e i sintomi, in particolare dispnea, proporre la sedazione palliativa in alcuni casi, in tutti i reparti Covid, consigliare assolutamente, dare dei consigli su come comunicare con la famiglia, poi vedremo, e soprattutto per evitare l'effetto desaparesido. L'effetto desaparesido è quello che abbiamo colto all'inizio dell'attività, quando si ricevevano telefonate in cui i familiari avevano, tra virgolette, perso i pazienti, soprattutto quelli magari, abbiamo avuto pazienti in miastenia che non potevano parlare, che quindi venivano trasferiti in maniera molto incalzante con i familiari che non riuscivano a parlare con loro, e l'effetto desaparecidos è stato veramente all'inizio quello che abbiamo colto come uno dei rischi più importanti. Da lì la riorganizzazione ci ha subito imposto una riorganizzazione, questa percezione di rischio grande di effetto desaparecidos, organizzazione che poi vedremo. Quindi, trattamenti per il dolore e per i sintomi, consigli su come evitare l'effetto desaparecidos, decisioni, supporto alle decisioni etiche che noi e i colleghi eravamo chiamati a fare, e un supporto alla comunicazione fra pazienti e famiglie all'interno dei reparti. Per questo abbiamo dovuto riorganizzare il nostro servizio in una disponibilità telefonica H24, non più solo per i pazienti come facevamo prima, ma per tutti i reparti Covid che stavano crescendo come funghi dopo una pioggia. Noi siamo passati da 3-4 reparti Covid con l'idea illusoria di, noi siamo una realtà con 9 ospedali dell'azienda USL, un policlinico Sant'Orsola Malpighi per intenderci con 1500 posti letto, la nostra realtà dell'ASL 1500 posti letto, e un ospedale, una struttura di ricerca come lo IOR, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che ha altri 500 posti letto. Ecco, noi dovevamo dare una disponibilità H24 per quel supporto decisionale etico, per quella comunicazione fra i pazienti, a tutti i reparti che spuntavano come funghi dopo una pioggia in tutti gli ospedali della nostra area, che è di circa 1 milione di abitanti. Ecco che questa riorganizzazione ha fatto sì che noi, vedremo poi come ci siamo organizzati. A proposito dei consigli dati ai pazienti, noi avevamo dei reparti che a volte vedevano all'interno operativi dei giovani otorini, dei giovani specialisti in otorino di 35 anni, insieme a dei giovani ginecologi di 2 anni, quindi di 33 anni, per cui noi avevamo necessità di fare, non, nell'impossibilità di fare un corso di formazione sulla comunicazione, abbiamo subito pensato di dare degli strumenti facili, immediati, di immediata consultazione, per dire: ragazzi, cosa assolutamente no, dovete evitare di dire, cosa non dovete dire e che cosa assolutamente è opportuno che diciate per aiutare sia il paziente consapevole, cioè sia il paziente lucido, sia il paziente non lucido. Questo è anche per cosa comunicare alla famiglia e come comunicare con il paziente. Questi consigli che sono stati distribuiti in tutte le parti, anche in cartaceo. La riorganizzazione, come diceva, che cosa comportava? Comportava che innanzitutto per tutti i nostri pazienti presi in carico in cure palliative anche al domicilio dovevamo dire: benissimo, dobbiamo definire nella nostra centrale operativa un gruppo di lavoro
che valuta tutti i pazienti e definisce cosa, sulla base di un questionario espositivo, l'urgenza di andare al domicilio e l'urgenza del nostro intervento, sulla base di una flowchart che abbiamo in qualche modo definito, e se c'è un sospetto di Covid-19, a questo punto c'era una flowchart per decidere come si va, quando si va, come si va e con quali dispositivi di protezione individuali si andava, tenuto conto dell'assoluta carenza. I dispositivi di protezione individuali hanno rappresentato al domicilio, ma anche negli ospedali in una fase iniziale, ribadisco e ricordo, il vero fattore limitante. Abbiamo anche definito un kit per pazienti al domicilio che abbiamo predisposto in accordo con la farmacia per dire: se c'è un paziente che deve essere dimesso e che avrà bisogno di noi al domicilio, esce con tutta una serie di farmaci che potrà utilizzare al domicilio su nostra indicazione telefonica, se non abbiamo i dispositivi per andare. Abbiamo definito quindi nella centrale operativa un H24 consultabile sia al telefono sia a Skype, e abbiamo creato in realtà 9 realtà in cui noi eravamo con medici e infermieri e micro equip che lavoravano sulle diverse realtà, e abbiamo definito una consulenza telefonica per i pazienti Covid, che cosa fare, cosa non fare, la necessità di un po' le indicazioni che adesso con 10 minuti di tempo non possiamo descrivere. Abbiamo però per tutti i reparti ospedalieri fatto un informato tascabile, cioè in un formato A4, in un foglio A4, delle istruzioni pratiche per ad esempio l'uso di morfina e il midazolam nei pazienti con polmonite da Covid, per gestire la dispnea e per gestire ad esempio la sedazione palliativa in caso di sintomi refrattari. Talmente utili abbiamo visto questi formati A4, no? Questi che sono stati, noi siamo andati in tutti i reparti Covid, erano stampati e attaccati ai muri, ma soprattutto abbiamo visto come soprattutto i giovani medici, che questi fogli che lasciavamo sui tavoli nella zona pulita dove noi ci incontravamo con i colleghi, li prendevano e li utilizzavano come supporto per la prescrizione di farmaci che loro non avevano così consuetudine di usare, sapendo che potevano telefonare nel momento della prescrizione H24 con noi. L'altra cosa che abbiamo pensato di fare in questo incalzare di eventi è negoziare con le camere mortuarie di tutti gli ospedali, che cosa? La possibilità di vedere i pazienti deceduti, cioè di vedere la possibilità di far sì che i familiari potessero vedere i pazienti deceduti anche se deceduti per Covid. È stata una negoziazione molto complessa, voi sapete che era stato chiuso tutto, ma è talmente importante per l'elaborazione del lutto avere la possibilità di vedere il padre, il figlio, il fratello, la moglie deceduta anche solo per 10 minuti, come abbiamo definito. Un paziente Covid poteva però essere visto da un familiare non in quarantena. Se era in quarantena non poteva andare, ma se non era in quarantena poteva andare, e vedere anche solo per 10 minuti a distanza di 2 metri il viso di tuo padre, di tua sorella, di tuo fratello che è deceduto, significava per noi aiutare questa famiglia nell'elaborazione del lutto che sarebbe stata e che sarà in queste situazioni veramente drammatiche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto dal 25 marzo la possibilità di avere tanti studenti, giovani studenti di medicina, a lavorare con noi, e abbiamo elaborato quindi con questi giovani studenti abbiamo elaborato un database di tutti i pazienti che seguivamo direttamente o indirettamente nei reparti. Siamo stati coinvolti anche per la gestione delle CRA. Noi abbiamo nella nostra realtà 7.580 ospiti in case di riposo, CRA, le RSA per intenderci, con 252 RSA nella nostra zona, e strutture per disabili.
siamo stati chiamati a organizzare un documento per la gestione dei sintomi che abbiamo elaborato insieme ai colleghi, e anche in questo caso abbiamo fatto gli stessi documenti in formato A4 che aiutavano, documenti peraltro diversi da quelli che venivano proposti per l'ospedale, perché nelle CRA e nelle case di riposo l'utilizzo ad esempio della terapia orale o la sedazione palliativa con delle gocce sublinguali era un trattamento possibile nelle CRA che ovviamente non si proponeva in ospedale. In ospedale erano altre terapie proponibili, però adattando e riorganizzando le nostre terapie ai diversi setting assistenziali. Sapendo anche che alcune CRA avevano il personale dimezzato, abbiamo organizzato con gli studenti la possibilità di una prescrizione centralizzata da noi con la nostra firma di morfina e la consegna con gli studenti di medicina della morfina o di altri farmaci alla porta della RSA o della CRA che era stata interessata dal problema. Io adesso, noi quando è, ora lascio la parola alla dottoressa Cuomo che vi descrive il database in cui noi abbiamo raccolto le domande dei familiari che ci venivano poste H24 sui 460 pazienti che abbiamo seguito, di cui solo 185 deceduti. Prima di questo diciamo, quando è che noi entravamo nei reparti Covid? Ecco, questo è un discorso che faremo dopo. Adesso do la parola alla dottoressa Cuomo che vi descriverà le cure palliative nel momento in cui si confrontano con i familiari e con i pazienti che ci chiamavano e che incontravamo, anche se solo virtualmente al telefono, in questo periodo. Vieni. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a Daniela per la condivisione. Effettivamente in questi mesi abbiamo condiviso una palliazione, le cure palliative proprio forse un po' in un altro modo, che forse non ci aspettavamo. E questa frase di Diventa Frida mi credo che un po' riassuma quello che voglio dirvi e che poi in fondo abbiamo anche fatto, no? Che la medicina palliativa è solo in parte la cura del paziente, l'altra 50% è un approccio olistico e comunque fanno tutte, sono esattamente utili, essenziali, fondamentali tutte e due. Noi forse in questo periodo abbiamo proprio vissuto di più la palliazione come approccio olistico, perché è vero, noi siamo entrati nei reparti, peraltro dove mai eravamo entrati. Questo Covid ci ha aperto paradossalmente le porte di quelli che erano un po' i sacrari o un po' quelli dove difficilmente ci chiamavano, dove difficilmente ci avrebbero mai chiamato. E invece il Covid ci ha permesso questo, ci ha permesso di vivere, io ho un background ospedaliero e poi ambulatoriale, quindi il mio paziente è un paziente oncologico, quindi veramente un background un po' diverso, e in questo caso mi sono ritrovata davvero a prendermi cura dei pazienti, ma a volte proprio più dei parenti, in modo senza farmaci, senza niente, ma con le telefonate. Noi siamo stati presenti 7 giorni su 7, 24 ore su 24 al telefono. Daniela non lo direbbe mai, ma è stata qui dentro chiusa 3 mesi e di notte rispondeva lei al telefono proprio per prendersi cura di quella parte che ahimè i nostri colleghi non riuscivano a coprire, perché non potevano stare
del tempo, più tempo al telefono con i familiari che, come tutti voi ben sapete, non potevano vedere i parenti, i propri cari, non sapevano cosa succedeva. A volte, come ha detto Danila, addirittura sono scomparsi dallo schermo perché non sapevano dove erano andati, insomma, sono successi diversi di queste cose. Noi abbiamo cercato di fare da ponte, ovviamente con determinate, non era la chiacchierata telefonica di intrattenimento dei siti per persone sole, ma erano telefonate che a volte ci hanno impegnato forse più che diciamo che coi farmaci. In fondo i farmaci che abbiamo usato sono quelli che usiamo sempre. Ora invece noi dovevamo parlare senza guardare in faccia le persone, che invece è una nostra prerogativa guardare negli occhi e comunicare l'aggravamento, comunicare la decisione di non intubare perché sarebbe stato peggio per il parente, l'avrebbe fatto morire dopo in sofferenza, insomma comunicare quello che è tutto quello che riguarda il fine vita, ma al telefono. Questo ci ha dato, è stato veramente vivere una dimensione completamente diversa. Devo dire che io all'inizio ero un po' così titubante, poi però quello era il mezzo con cui potevamo aiutare sia i colleghi, ma soprattutto i familiari e i pazienti. Abbiamo fatto tante videochiamate emozionanti, abbiamo purtroppo dovuto comunicare decessi, siamo entrati nelle stanze Covid per comunicare ai pazienti il decesso di mogli, figli, di altre parti. E comunque tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo abbiamo cercato di ovviamente di raccoglierlo, e in questo ci sono stati utilissimi, sono stati veramente bravissimi questi studenti volontari, quindi volontari che si sono messi a disposizione, nella nostra istituzione, tanto delle cure palliative che magari non sapevano neanche bene che cosa fossero, proprio per aiutarci a dare corpo a questa, la nostra presenza, che era una presenza anche molto spesso più umana, meno magari medica, ma più sociale, diciamo così, no? E quindi abbiamo un database di allora, questo è il grafico dei pazienti che abbiamo preso in carico, che sono stati 460, di cui 185 deceduti. E su questo era carino anche quello dove si vedeva all'inizio, i primi giorni, niente, cioè proprio piatto, e poi ha cominciato a salire quando poi ovviamente i nostri colleghi hanno non capito perché, ma proprio apprezzato e sentito la necessità di noi, della nostra presenza anche telefonica. E ci sono, ecco, questa è una parte ovviamente del database dove sono state raccolte le più frequenti domande relative rispetto ai parenti, sia prima che morissero sia dopo la morte. Molte domande, adesso qui purtroppo ci ha tradito il computer e non c'è più la torta, ma c'è un pallone. E comunque diciamo che le domande più frequenti, quella a cui ci siamo più spesso trovati a rispondere, era com'era il ricovero, il padre, la madre, il fratello, come erano, come stavano, perché loro non li potevano vedere,
che terapie facevano, se erano ventilati, se erano intubati, quindi dove addirittura ci chiedevano di descrivere che cos'è l'intubazione, quindi erano coscienti, non erano coscienti, stanno soffrendo, proprio ci chiedevano di descrivere, perché ovviamente noi in terapia intensiva non potevamo portare la videochiamata, no? Quindi veramente abbiamo sorride, non sorride, secondo lei è preoccupato, soffre, quindi molto sul mi dica come sta mio papà, mia mamma, mio fratello, sulle terapie, e ho molte domande anche di etica su tutti i problemi, cos'è la ventilazione, sarà perché non lo intubano o perché lo estubano, sulla sedazione, che cos'è la sedazione palliativa, e poi anche ci siamo trovati, ma davvero spesso, a dover descrivere quale sarebbe stato il post mortem, cioè dove me lo portano, ma è vero che li bruciano tutti assieme, davvero delle, a volte ci rimandavano delle immagini crudelissime che capivamo che erano percepite fuori, mentre noi ovviamente avevamo tutt'altro, quindi veramente a volte abbiamo richiamato più e più volte le persone e i familiari per rassicurarli che avrebbero avuto il se non volevano essere cremati, non sarebbero stati cremati, che le fosse comuni non esistevano, insomma, veramente una, come dire, delle telefonate con un pathos a volte veramente di livello elevato, che a volte forse più di alcuni colloqui che facciamo, forse proprio perché, anzi sicuramente perché, loro poi non sapevano noi chi eravamo, cioè potevamo essere chiunque. A volte loro si basavano sul tono di voce, sul tono tranquillizzante, mi piacerebbe conoscerla, perché di fatto le infermiere in questo sono stati, e veramente ci hanno dato una mano preziosissima. Tenete presente che noi li aggiornavamo giornalmente, e se c'era il caso, se era necessario, anche più volte al giorno, ovviamente soprattutto in quei casi dove c'era da ovviamente la situazione precipitava o comunque insomma cambiava, magari appunto per esempio il paziente che doveva essere poi portato dal reparto in terapia intensiva. E devo dire che comunque c'è stato molto, 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 molto di umano in queste telefonate. Veramente non erano telefonate informative, si sono creati, addirittura ci hanno detto persone sono venute a conoscerci dopo che era morto il papà o la mamma o il fratello, perché volevano proprio dare un volto alla voce. E quindi credo che questo ci dia l'importanza, ci faccia capire quanto anche con diversi mezzi, veramente, cioè la telefonata per noi palliativisti è forbidden, cioè nel senso noi dobbiamo guardare in faccia i pazienti, invece in questo caso c'è stata veramente, direi, vitale. E ripasso la dottoressa Valenti. E infatti quello che ci siamo detti è l'ultima slide, concludiamo. Quello che abbiamo dovuto in tutto il mondo medico riorganizzare è stato, non riorganizzare, implementare, sono state le skill telefoniche, cioè la capacità di comunicare. Questo vale anche per i medici dei reparti Covid, che hanno imparato a comunicare ai familiari telefonicamente, cosa che per loro, peraltro, sappiamo per legge, non è possibile. Quindi hanno dovuto imparare una nuova skill, che sarà una di quelle skill che dovremo mantenere nel tempo. Cos'è questa slide? Quando è che noi, inizialmente molto raramente, ma nel tempo e aumentando la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali, ovviamente
più facile poter entrare, quando è che ci chiamavano i colleghi. Noi, la valutazione di quando entriamo o quando non entriamo, ricordiamo che era una valutazione etica. Etica perché in carenza di dispositivi di protezione individuali, l'entrare significava togliere ad un collega all'interno del reparto la possibilità di utilizzo di questi dispositivi che mancavano. Quindi la scelta era molto ponderata, ma qual è stata una delle sorprese, come dire, più confortanti, e con questo concludo la relazione? Noi abbiamo visto che i colleghi dei reparti ci chiamavano non tanto e non solo per la terapia per la quale ci confrontavamo telefonicamente, avevamo organizzato una la possibilità di formarli, di avere in mano un pezzo di carta che li guidava nella terapia e un confronto telefonico giorno e notte, un confronto telefonico che a volte era anche di pianto. Noi abbiamo avuto almeno una ventina di telefonate di colleghi che di notte ci hanno telefonato semplicemente per piangere. E non è che noi siamo psicologi, semplicemente chiamavano per condividere una sofferenza veramente importante non nel prendere alcune decisioni, nel gestire questa situazione. Ma quando è che ci chiedevano di entrare? Ci chiedevano di entrare soprattutto quando c'erano pazienti spesso soli, senza familiari, in cui, che non avevano familiari che chiamavano per chiedere loro informazioni, che vedevano che non chiamavano perché non avevano nessuno da chiamare, spesso pazienti borderline che erano diventati psichiatrici in questa situazione. E perché concludo con questa slide? Perché questo è, ho fatto la foto di questo libro perché c'era un paziente borderline che era diventato francamente psichiatrico, con COVID, una polmonite molto avanzata, che però amava leggere i libri. E quindi noi, tranquillamente, come prima cosa abbiamo detto, bene, prendiamo un libro e lo portiamo, entriamo dentro, lo consegniamo e lo leggiamo insieme a lui. Incredibilmente il libro che mi sono trovata in macchina era L'albero della vita. Sembra paradossale, ma in realtà anche questo aveva molto senso. Grazie, buona serata. Grazie. Ringrazio tutte voi per la disponibilità e ricordo a tutti i partecipanti che il video sarà disponibile a breve sul canale YouTube di AIPO ITS. Grazie per l'attenzione.